Vi do il benvenuto in questa che per me è una sede forse alle volte poco percepita dal nostro territorio, che è una sede di bellezza, di gioventù, di freschezza, di attrazione di talenti, che sono secondo me i capisaldi per cui questa città deve ripartire. Per questo io vi lancio ancora oggi la mia idea, che ho già condiviso con Marco al nostro primo incontro e con alcuni di voi, di un manifesto dell'arte, della bellezza a Foggia, da far sottoscrivere col sangue a qualsiasi candidato sindaco alle prossime elezioni comunali, e di farlo impegnare pubblicamente, perché poi chiunque vinca, vince quell'idea. Se non sappiamo chi siamo come persone, quanti ne siamo, e su Foggia ne stimiamo circa 200, come facciamo a gestire un discorso collettivo, a considerare il sistema culturale come un sistema, visto che per forza di cose uno si deve basare sulle conoscenze personali? Per arrivare a livello normativo c'è bisogno prima di una raccolta dei dati, cioè noi dobbiamo prima conoscere di cosa stiamo parlando attraverso i numeri. Manca il censimento di lavoratori che possiamo dire tra virgolette speciali, perché ancora non hanno un riconoscimento puro, vero, avviso pubblico sul sito del comune, in base alla legge di trasparenza e pubblicità. Gli uffici di statistica poi, in questo caso, cosa devono fare? Raccogliere tutte le istanze dei cittadini, quindi l'adesione, esaminare, e poi lì ce la giochiamo. Questo lavoro lo sapete quanto costa al comune di Foggia? Zero. A qualsiasi comune d'Italia i comuni fanno i censimenti, tutti i comuni poi hanno i lavoratori della cultura, la regione raccoglie, la regione manda allo Stato centrale, e noi avremo così il censimento capillare dei lavoratori della cultura. Però mi viene da pensare, noi della categoria dei produttori di servizi per la produzione culturale, per lo spettacolo, abbiamo tutti sempre la coscienza pulita? A volte noi stessi siamo inclini a venire meno a delle regole, direi, di morali, per cui per soffiare il lavoro o quell'opportunità di lavoro ad un nostro competitore non ci facciamo spesso scrupolo. Al di là del nostro rapporto con le istituzioni, dovremmo forse tendere a migliorare anche i nostri rapporti interni. Sporcatevi le mani ancora di più, nel senso di andare anche in quelle assemblee, e ce ne sono diverse in questo periodo, ovviamente anche per ragioni elettorali, perché voi vuoi o non vuoi, lo sappiamo tutti, è lì che poi si vanno a cambiare le cose, ed è anche giusto che sia così. Proponete manifesti e andiamo da Tizio e Caio a dire di tenere in considerazione la filiera come istituzione dentro l'istituzione, cioè ogni volta che bisognerà fare qualcosa che abbia a che fare con la cultura, la filiera deve essere un punto di riferimento che si sieda al tavolo del comune di chi ci sarà. Abbiamo analizzato questo regolamento, un regolamento che invece riempie di felicità, perché per la prima volta finalmente si cerca di mettere un po' di ordine all'interno della materia, parlo del comune di Foggia. Si vuole stabilire i budget da destinare e questo va benissimo, però che succede? Dice, la giunta stabilisce i budget da destinare in via diretta, però non dice che percentuale vuole utilizzare per questa via diretta, e questo andrebbe scritto, perché quanto vuoi prendere del budget che tu vuoi utilizzare per la cultura in generale? Poi dice, la commissione rende i pareri di competenza entro 10 giorni dalla relativa richiesta. Sappiamo che è impossibile avere una proposta, leggerla, giudicarla in soli 10 giorni. Ogni soggetto interessato non può richiedere più di un contributo. La giunta comunale, in casi eccezionali, potrà autorizzare l'erogazione di un ulteriore contributo. Che vuol dire il caso eccezionale? Destinatari, ce ne sono tantissimi, abbiamo addirittura le scuole, abbiamo addirittura le palestre, e va benissimo, però che all'interno del loro statuto ci sia un impiego maggiore delle loro attività nel campo culturale, quindi questo sarebbe da controllare. Un altro nodo importante è questo, che è un livello culturale delle attività proposte. Chi giudica questo livello culturale? Dependendo del contributo, per importi superiori a 2.500 euro ovviamente, sono valutate da una commissione di 3 membri
nominata con determinazione dirigenziale e composta dal medesimo dirigente o da un suo delegato, ci siamo, ovvio ci deve essere un rappresentante del comune, e da due ulteriori componenti individuati fra i dirigenti o i funzionari dell'amministrazione non appartenenti al settore politiche culturali. È importante avere delle commissioni con esperti del settore culturale. C'è stato un luminare che ha lavorato per anni con progetti importanti, si chiama Franco D'Ippolito, che ha definito questo regolamento come un regolamento senza regole, cioè che viene scritto per lasciare intendere che si vuole regolamentare un settore critico. Su questo noi siamo felici e orgogliosi del nostro comune, ma come dato di fatto quello che viene fatto è qualcos'altro, cioè lascia sempre delle scappatoie. Per esempio, se da un lato mi metti tutta una serie di requisiti fiscali per poter presentare un progetto e dall'altro mi metti tutti questi requisiti, però anche la persona fisica, stai dicendo che ok, devi avere la struttura, l'SRL, il codice ATEC, cioè, però anche no. Per quanto riguarda il nuovo regolamento comunale, ritengo che sia scandaloso che non sia stato sottoscritto insieme ai protagonisti del comparto cultura. Il fatto di non essere stati invitati in quanto rappresentanti di questo settore specifico, che è importantissimo, dà un'idea chiara dell'enorme distanza che c'è tra le istituzioni e i cittadini. In realtà però questo accade ovunque, accade nel verde pubblico, accade in tutti i comparti, diciamo, che poi fanno incidere fortemente sulla qualità della vita dei cittadini. Questa riunione è bellissimo che siete stati ospitati qui ed è simbolico, ma dovrebbe essere nel Palazzo dei Cittadini, dovremmo tenerla tutte le volte nel Palazzo dei Cittadini. Ma voi siete sicuri che non si debba pensare a un soggetto terzo? Cioè, quando voi dite il comune darà i contributi in un modo, è un discorso ragionevole, ma significa proseguire la parcellizzazione del singolo ente e quindi non far fare quel salto di qualità che è il passaggio dal dilettantismo al professionismo, vuol dire che ci prendiamo in giro. Allora noi dobbiamo provare a chiederci se sul modello, io vi faccio un esempio che viene dalla mia esperienza personale, cioè a Puglia Fincomisci, una fondazione, un meccanismo fortemente normato, che però ti dice tu puoi fare una domanda e puoi avere i soldi in base a quante maestranze assumi e paghi a contratto, cose concrete che hanno non solo un moltiplicatore astratto culturale, ma un moltiplicatore economico concreto. Cambiare è come quando bisogna cambiare, diciamo, identità estetica, no? Io voglio, non mi ritrovo più nei miei vestiti, allora che cosa faccio? Svuoto l'armadio, butto le cose che non mi servono e parto da quelle poche cose che ci sono. Cosa significa questo all'interno della filiera? Significa appunto non soltanto un censimento dei lavoratori, ma anche, come è stato sottolineato da Enrico, un censimento degli spazi. E invece che cosa significa ancora costruire? Costruire significa costruire occasioni di dibattito come questo, ovvero ragionare sulle leggi e ragionare in modo che possiamo essere anche noi dei reali attori per contribuire alla costruzione di leggi più, diciamo, più aderenti alle nostre forme professionali.